Esercizio simile al precedente, pallina d'acciaio che rotola sul tavolino senza attrito e parte con una velocità orizzontale, solo che stavolta la velocità orizzontale è data, è 2,5 metri al secondo. L'incognita invece è l'altezza del tavolino, che dobbiamo scoprire sapendo che la pallina giunge a terra, non sappiamo dove, quindi non conosciamo la gittata, però sappiamo che giunge a terra con un angolo di impatto di 60 gradi. O più precisamente di meno 60 gradi, perché sappiamo che gli angoli descritti a partire dall'orizzontale in senso orario sono negativi, perché il verso positivo degli angoli è il senso antiorario. Seguendo il procedimento generale, scriviamo le solite quattro equazioni del moto parabolico e scegliamo dove applicarle. Le applichiamo nel punto C, quindi scriviamo la lettera C. Poi andiamo a calcolare le componenti iniziali della velocità v0. Anche qui è facile, come prima, perché v0x corrisponde a v0 in questo caso ed è 2 metri e mezzo al secondo, mentre v0y non c'è perché la velocità non ha una componente verticale all'inizio, quindi sparisce questo termine e quest'altro. Andiamo a vedere la nostra incognita, y0 si trova solo nella seconda equazione, dove conosciamo anche la yc che è 0 perché il punto C si trova a terra. Dunque l'incognita la troveremo dalla seconda equazione, ma ci manca tc, che è il tempo di volo, cioè il tempo che ci mette la pallina dall'istante 0 ad arrivare fino a terra. Per trovare questo istante tc dobbiamo utilizzare o la prima o la quarta equazione. Sappiamo infatti che la terza equazione non è praticamente mai di nessuna utilità. Nel problema precedente TC l'avevamo trovato dalla prima equazione perché conoscevamo la gittata. Qua invece non la conosciamo. Allora TC lo dovremo trovare dall'ultima equazione, cioè dalla conoscenza della componente verticale VYC, che è questa componente verticale di velocità al momento dell'impatto. Non la conosciamo ancora, ma possiamo trovarla, perché noi conosciamo l'angolo gamma e conosciamo la componente orizzontale di velocità, quella non cambia mai ed è uguale a 2,5 metri al secondo, come indicato dalla terza equazione. La componente orizzontale di velocità VxC è uguale a quella iniziale, quindi è 2 metri e mezzo al secondo, non cambia mai. Per trovare questa componente verticale VcY utilizziamo la tangente dell'angolo gamma. Infatti la tangente dell'angolo è il rapporto tra il cateto opposto VCY e il cateto adiacente VCX. Quindi VCY su VCX, cerchiamo VCY. VCX per tangente di gamma, sostituiamo i numeri, VCX sappiamo che è 2 metri e mezzo al secondo, tangente di meno 60 gradi. Giustamente otteniamo un risultato negativo per la componente verticale di velocità, perché ci aspettavamo infatti un risultato negativo perché è rivolta verso il basso. Meno 4,3 metri al secondo. Ora che abbiamo VYC, meno 4,3 metri al secondo, possiamo trovare il tempo di volo. I segni meno si semplificano e TC è uguale a 4,3 metri al secondo diviso G, 9,8 metri al secondo quadrato. Risultato 0,44 secondi. Questo è il tempo di volo, quindi meno di mezzo secondo. Andiamo a sostituirlo nell'equazione dove c'è l'incognita, Y0. E quindi un mezzo g, 4,9 metri al secondo quadrato, per il tempo di volo al quadrato, tempo di volo che è questo valore. Risultato 0,96 metri è l'altezza del tavolino, cioè 96 centimetri. Due brevissime osservazioni conclusive: la pallina d'acciaio e non di carta, perché se fosse di carta subirebbe maggiormente l'attrito dell'aria, che noi trascuriamo sempre in questi esercizi. D'acciaio invece non sente praticamente per niente l'attrito dell'aria perché l'acciaio è molto denso, quindi la pallina a parità di peso rispetto a quella di carta occupa un volume molto più piccolo, essendo molto più piccola in dimensioni subisce molto meno attrito rispetto a una pallina di carta della stessa massa, che dovrebbe essere molto più grande. Seconda osservazione, sarebbe interessante chiedere la velocità iniziale con cui va lanciata sul tavolino questa pallina, sapendo che a causa dell'attrito rallenta durante la corsa sul tavolino. Con questa variante, questo problema diventa in pratica un doppio problema, perché nella seconda parte del problema c'è il moto parabolico, nella prima parte c'è il moto rettilineo uniformemente decelerato.